L'intesa sul programma nucleare iraniano, firmata a Ginevra lo scorso 14 luglio, è ancora freschissima, eppure qualcosa già si muove. A fare la prima mossa è stata Londra, che ha riaperto domenica l'ambasciata chiusa e vandalizzata nel 2011, posizionandosi così in prima fila per la corsa al petrolio iraniano. In attesa di vedere quale pedina muoverà Washington, Teheran attende una sola cosa: la revoca delle sanzioni. Nel mondo in molti dovrebbero capire che l'Iran è un paese sovrano dove i cittadini eleggono i propri leader che decidono della politica estera e che non sempre condividono le decisioni degli Stati Uniti. I motivi di tensione non mancano. Sabato lo stesso presidente Rouhani ha partecipato alla presentazione di un nuovo missile balistico in grado, secondo il governo, di individuare con maggior precisione gli obiettivi, attività che, anche se non apertamente in contrasto con l'intesa raggiunta a luglio, dà credito a chi, oltre a Atlantico, condanna l'accordo. A remare contro anche molti democratici, anche se i nemici giurati dell'accordo restano i repubblicani. Mike Huckabee, candidato repubblicano alle presidenziali del 2016, conferma che se sarà lui il prossimo presidente statunitense, l'accordo diventerà carta straccia. Dall'inizio della mia presidenza sarà chiaro che l'accordo raggiunto è inaccettabile per un futuro di pace, non solo per noi, non solo per Israele, ma per il mondo tutto. Anche se la voglia di aprirsi al mondo è grande, in Iran il sentimento di ostilità nei confronti degli Stati Uniti resta forte. Gli accordi politici hanno sorvolato le teste di questi fedeli riuniti per la preghiera del venerdì, che hanno accolto senza stupore il messaggio dell'imam. Sarebbe superficiale credere che il grande Satana è cambiato. Gli Stati Uniti restano il grande Satana e resiste la loro ostilità nei nostri confronti. L'America è nemica dell'Islam. Il vento che soffia a Teheran, insomma, non è ancora un vento di cambiamento, ma neppure quello che soffia a Washington annuncia bel tempo. A settembre il Congresso è chiamato a suggellare l'intesa sul nucleare. L'esito del voto è tutt'altro che scontato.